momento importante per la nostra città, ma non solo. Al momento l'accensione dell'albero vuole anche significare un po' la speranza che tutti nel cuore abbiamo di tornare a una normalità che ci manca a pieno, e speriamo di riuscire tutti insieme. Oggi è una giornata importante, noi stiamo vaccinando e stiamo lottando tutti insieme contro questa brutta situazione, questo brutto momento legato al Covid. E le manifestazioni natalizie ci saranno importanti e ci accompagneranno fino al Capodanno. Abbiamo cercato di realizzare un programma di manifestazioni che consentirà addirittura al 1° gennaio di fare i fuochi d'artificio per salutare un nuovo anno che speriamo sia pieno di speranza. Noi ci siamo e ci stiamo provando tutti insieme. E quindi oggi è un momento di festa, un momento di gioia, e questa accensione, ripeto, vuol simboleggiare e significare un momento di speranza e di ripresa per tutti, ovviamente anche per gli ospiti che spero saranno nei prossimi giorni e nel periodo natalizio della nostra città. Noi cerchiamo come sempre tutti gli anni di renderla più accogliente e più bella ancora di più di quello che già è Varanse. Quindi adesso procederei tutti insieme con un bel conto alla rovescia, grazie anche al nostro Babbo Natale di essere qui con noi in prima fila, che so che i bambini ti cercano e ti vogliono. Quindi vieni che facciamo conto alla rovescia insieme. Vieni qui. Vieni Mari, anche l'assessore Ratto al turismo, la Marilena, che qua insieme a me, insieme al nostro Babbo Natale, vieni. Eccoci, allora tutti insieme, dai, vai. Allora, 5, 4, 3.